Nel caos quotidiano, una nuova intromissione. Vogliamo lavorare con Roma, ma vigileremo su rispetto, diritti e libertà. Queste le dichiarazioni della nuova ministra per gli affari europei del governo francese. Una frase che non è affatto piaciuta a Giorgia Meloni, che ha subito replicato. Vigileranno sui diritti? Parole della ministra francese, inaccettabile ingerenza. Qua non si tratta più solo di sollecitazioni. E cos'è? Qua è il caos. Benvenuti, buon pomeriggio, benvenuti su 105 Caos. Buonasera, in diretta da Milano e in diretta dalla Spagna. Questo è un programma che va in onda un po' da tutto il mondo, quindi oggi faremo girare veramente le palle se non siete già incazzati. Ma siete le studi prima, gli faremo così, io non lo so. No, va bene, prego, andiamo avanti. Buonasera di Noffi, buonasera. Sento uno studio molto acceso. Buonasera di Nolfi. L'abbiamo chiamata anche io. Allora. Sì, l'abbiamo chiamata per questo. Ma lei è sempre caldo di Nolfi, è una sicurezza su questi temi, ha sempre un'opinione molto definita. Allora, ci spieghi prima di tutto tecnicamente com'è che un governo uscente possa, se lo sa, possa varare un provvedimento, una strategia che sia vincolante su uno successivo, soprattutto da un punto di vista così ideologico. Grazie per il se lo sa, ho fatto anche il deputato di fine legislatura. Appunto, per quello, no, vabbè, perché non è scontato, magari no. Perché è stata un'esperienza della mia esistenza, è in realtà una sgrammaticatura istituzionale, anche se consentita. Come sapete, il governo è in carica per gli affari correnti, viene considerato dal governo Draghi affare corrente l'applicazione di una direttiva del 2020 dell'Unione Europea da fare in limine mortis del governo Draghi, cioè negli ultimi giorni in cui è in carica. Dal punto di vista istituzionale è evidente che la questione è una sgrammaticatura, perché non si fa, lo potevo fare prima, farlo adesso sembra proprio una risposta quasi di timore rispetto al governo Meloni che è entrante, nel senso che non lascia tempo perché la cosa si cambi, insomma lo fa alla fine perché almeno è scontato. La Meloni potrà in realtà poi riaggiustare attraverso strumenti normativi quello che è stato fatto dal governo Draghi e precisamente dal ministro Bonetti. Resta il fatto che l'annuncio di aver implementato questa strategia nazionale LGBT, si chiama così tecnicamente, a pochi giorni dalla fine del governo Draghi, è insomma un po' una provocazione. Si poteva fare 6 mesi fa. Cosa ne pensi di questo? Cosa ne pensi di questo piano? Se l'hai letto tutto, tutto se l'hai il male possibile. Ah, sì, l'ho anche letto. Grazie sempre per la fiducia che date nella mia competenza. No, nel senso che noi non vogliamo mettere in imbarazzo, se uno lo sa bene, se non lo sa. Perché noi abbiamo letto alcune cose e ci sembravano, diciamo così, sacrosante, nel senso che ci sembravano giuste. Quindi sa bene che questo è il mio pane quotidiano. Ci spieghi esattamente perché lei è contro, su che punti sbagliato. Come si fa ad accettare, per esempio, la quota parte di assunzione per trans? Io trovo che sia offensivo per i trans, detto con grande franchezza. Perché ci deve essere una precedenza e una preferibilità dell'assunzione o anche dei vantaggi per un imprenditore che assume un trans? Perché questa categoria ha bisogno, o forse meglio devo dire accetta, questa categorizzazione? Forse perché è discriminata, davvero... no? Non è perché normalmente le statistiche dicono tanti che sia discriminata? Sa Scampini, io sono per esempio un grande obeso, di solito i grandi obesi sono anch'essi un pochino discriminati, ma non hanno una quota parte nelle assunzioni, anzi patiscono un po' di difficoltà diciamo in molti territori. Io considero queste norme francamente al limite dell'inaccettabile, ma non per me, proprio per le persone che intende tutelare. Perché chiuderle in un ghetto? Perché descriverle come tenute dei panda da salvaguardare? Io sono anche contro l'8 marzo, la festa della donna. Io penso che la donna vada onorata sempre, non un giorno solo, che le quote rosa siano un'immensa stupidaggine. Sono, da questo punto di vista, io il panda nella discussione pubblica. Mario, scusami. Ma vi assicuro che utilizzare questi recinti è assolutamente sbagliato. Ma qui stiamo parlando, a proposito di lavoro, stiamo parlando di transessuali, transgender,
ma anche di gay e di lesbiche, giusto? Esattamente, la piattaforma si chiama piattaforma LGBT Plus, non so dopo le ulteriori lettere, sapete, insomma. Ma lo sanno anche i muri che ci sono dei mestieri dove di fatto, insomma, gay e lesbiche privilegiati. Forza, diciamolo, non è che non lo sappiamo, cioè, voglio dire, sono privilegiati, cioè comandano loro, quindi, non è che sono privilegiati, comandano loro. Perfetto. Quindi va bene, va benissimo. Potere, esatto. Quindi è una dinamica abbastanza naturale e normale, su cui anzi forse il riequilibrio andrebbe in un altro senso, e soprattutto prescindendo da con chi si va a letto, perché se le dinamiche del mercato del lavoro cominciano a essere determinate dalle quote relative alle modalità con cui noi ci interlacciamo sotto le lenzuola, io però credo, scusi, non è tanto totalmente sciocco. Allora, da una parte c'è l'orientamento sessuale, però principalmente la questione è l'identità di genere. Ci sono, poi noi la possiamo anche semplificare, però ci sono state delle indagini che sono state fatte dalla comunità europea proprio sulla discriminazione lavorativa nei confronti delle persone LGBT, e quindi le conclusioni di queste indagini piuttosto approfondite hanno portato a ritenere che fosse necessario un aiuto nei confronti, cioè per contrastare la discriminazione, adesso non tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, ma per assicurarsi che non ci sia discriminazione. Io, al contrario suo, sono convinta che le quote rosa siano utili in tanti ambiti, perché senza di quelle le donne in alcuni ambienti non sarebbero entrate, e se non entrano non possono poi fare un percorso e fare carriera. Quindi ha ragione se dice no, non è che devo scegliere un transessuale rispetto a un eterosessuale, chi se ne frega, però sicuramente invece se sono discriminati mi sembra giusto, come tutti gli altri discriminati, provare ad aiutarli. Sulle quote rosa lasciatemi dire che è arrivata alla leadership una donna che, grazie a Dio, non ci ha mai fatto niente con le quote rosa ed è una leader naturale da tempo, e questo dimostra che probabilmente le quote rosa selezionano una classe dirigente più fragile. Chi ha approfittato delle quote rosa molto difficilmente arriva alla leadership. Nello stesso modo mi viene da dire che nel mondo del lavoro credo che ci si debba difendere con le proprie armi della meritocrazia, della capacità, della lotta anche rispetto ai propri limiti. Lo ripeto, io ne vivo altri di limiti che portano a delle discriminazioni, che qualche volta sono anche elementi per rafforzarsi, per trasformare una debolezza in una forza. Io non credo a quell'indagine, lo dico con chiarezza, dell'Unione Europea, perché è molto ideologizzata. L'Unione Europea ha un'ideologia su questo punto, un'ideologia contrastata da alcuni paesi, sicuramente. Mi sa che dobbiamo allora, Adinolfi, grazie mille, sono felice di essere sempre in contrasto con lei, almeno io sono contento di essere d'accordo con lei, quindi ciao, molto dice, civile. Grazie. Forza così. Grazie. Forza. Grazie. 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 Ciao.